oggi si è dibattuto sul il no o il sì di questa approvazione del referendum. Quali sono i punti più importanti per il no? La riforma che viene spacciata come una riforma che semplifica, semplificativa, invece complica l'iter costituzionale di qualsiasi attività. Presidente Sbardella, un convegno per dare dei chiarimenti su quello che il referendum richiede. Quali sono i punti per il no, i punti più importanti per un no? Una riforma che complica l'iter legislativo di qualsiasi legge, non è vero che semplifica perché il Senato mantiene, rimane in piedi un Senato che viene spacciato come eliminazione, mentre invece rimane presente con un'elezione indiretta da parte dei consigli regionali e con delle competenze che molto spesso non sono confacenti con i componenti che verranno a farne parte. Lei non ritiene che più che un referendum per il cambiamento questo possa incidere sulla proposta di Renzo dell'andata via del Presidente del Consiglio? Ovviamente la personalizzazione di questo, del risultato del referendum fa sì che ha spostato l'argomento più su come se fosse un referendum pro o contro Renzi. Quindi noi ci batteremo anche per questo motivo, per il no, per mandare a casa una maggioranza abusiva. Professor Di Plinio, oggi si è parlato del sì e del no del referendum, ma non si teme che questa invece sia una finalizzazione per mandare a casa il Presidente del Consiglio? Sì, c'è qualcuno che lo pensa, però se facciamo le riforme costituzionali solo per la faccia bella o brutta di un Presidente del Consiglio, non abbiamo capito niente. In realtà la riforma viene da molto più lontano. Ho cominciato a studiarla quando ero ragazzino, studioso alle prime armi, erano gli anni 80, e ci ho scritto sopra un libro. È da allora che chiediamo questa riforma. Renzi non era ancora nato o era in fascia. Sicuramente, ma è stato lo stesso presidente a, tra virgolette, minacciare me ne vado a casa se vince il no. È stato uno sbaglio dovuto all'inesperienza e alla giovane età. Lui se ne comunque doveva andare al colle, se passa il no dovrà andare al colle per obbligo costituzionale. Un governo che perde un referendum costituzionale va al colle, dopodiché Mattarella deciderà però. Professore, qual è il punto focale per dire sì al referendum? La nuova riforma della politica e della democrazia. La riforma costituzionale ci porta più capacità politica, una politica con la P maiuscola, e una maggiore dose di democrazia, cioè il popolo attraverso i suoi rappresentanti conterà molto di più di prima. Questo è il motivo per cui dico bisogna dire sì.